Oggi farò un video che ho rimandato per un po' di tempo, ovvero quello in cui vi mostro gli acquisti che ho fatto con il bonus cultura e vi faccio vedere quelli che, gli acquisti che ho fatto a fumettistici con il bonus cultura perché poi mi sono riservato una parte per comprare i libri che sono anche la cosa che in parte in realtà mi interessa di più, quindi questa è solo una parte del bonus cultura che ho voluto utilizzare per questo tipo di acquisti. Numero 13, Shaman King. Manga che ho iniziato a leggere per quanto ne avevo sentito parlare bene e devo dire che ancora non ha ingranato, o almeno per me non ha ingranato, e anche se in realtà gli ultimi due numeri sono abbastanza carini, ecco, ma ancora deve prendermi ancora Shaman King, ma perlomeno non sono come la cagata di volume 6 che ho letto. Il 3 non è né carne né pesce, si legge, si fa leggere tranquillamente, ma per me ancora non era nulla di che a questo volume. Il primo volume della Full Metal Edition di Full Metal Alchemist, questo è un manga che mi è piaciuto tantissimo fin dal suo primo volume, anche se in realtà questa edizione contiene uno e mezzo, però devo dire che è veramente, veramente figo questo primo volume di Shaman King, mi è piaciuto davvero un casino e devo ammettere che questo è stato il primo manga in cui ho effettivamente apprezzato, almeno in parte, la comicità in giapponese che di solito non mi piace, però qui ci sono stati dei momenti abbastanza simpatici che devo dire mi sono piaciuti, non mi sono dispiaciuti, ecco, mi sono abbastanza piaciuti e quindi effettivamente questo è l'unico manga che con la sua parte comica mi ha effettivamente divertito in un certo senso, ma in generale anche la storia mi è piaciuta un casino, soprattutto l'avvenimento di un padre e una figlia, e non dico altro, in questo volume mi è piaciuta un casino, veramente tantissimo. Quindi già dal primo volume Full Metal Alchemist è assolutamente consigliato perché cazzo. Mega recupero di Rocky Joe! Rocky Joe che era finito, erano finite tutte le copie, tutte le stampe in qualsiasi angolo del mondo. Sono riuscito finalmente a recuperarlo nella sua Perfect Edition e sono arrivato appunto a questo volume 8 di 13, che sono qui, sono una pila immensa, non ve li faccio vedere tutti perché non riesco ad alzarli tutti perché sono pesantissimi. Vi faccio vedere appunto il numero a cui sono arrivato, ovvero l'8. Devo dire che Rocky Joe mi sta piacendo tantissimo e io lo conobbi anni e anni fa, quando andavo in prima o in seconda media, perché trovai l'anime su YouTube a caso mentre, non lo so, cercavo cose su YouTube, mi capitò Rocky Joe tra i correlati, iniziai a vederlo dicendo: vabbè, sì, ma un anime così vecchio, sì, vediamo com'è. Porco due com'era, mi era piaciuto tantissimo e cercai il manga anche a quell'epoca, circa 6-7 anni fa, appunto. Ma non riuscii a trovarlo, anzi trovai i primi quattro volumi della Star, però nella vecchia edizione e non sapevo dove reperire gli altri, poi quei quattro non li acquistai comunque. E poi, anni fa, 2 o 3 anni fa, è uscita la Perfect Edition di Rocky Joe e mi sono detto, della Star Comics, la recupererò easy peasy quando avrò i soldi, esaurita totalmente. Quando sono riuscito a trovarla tutta, completa, sul sito del libraccio appena ristampata, con 5% di sconto su ogni volume, quindi con un totale di praticamente 10 euro di sconto su tutta la serie, quindi non male, effettivamente non male, me la sono arraffata subito e non ho perso tempo. Ho iniziato a leggerla. Il primo volume, devo dire, finché non si arriva effettivamente a parlare di box, è stato non dico ostico, perché non è stato ostico, anzi la lettura va tranquillamente, però l'interesse vero, la vera potenza di Rocky Joe inizia a intravedersi quando si inizia a parlare veramente di box, quando si inizia veramente a vederla, sin dal riformatorio, e non dico altro per chi magari non ha ancora letto Rocky Joe, ma se non l'avete fatto ve lo consiglio assolutamente perché al di là di tutto quello che dicono gli altri su Rocky Joe, al di là di quei magari i big YouTuber che dicono è un capolavoro, io ve lo consiglio perché a me sta piacendo tantissimo. Oh, il libro delle meraviglie di Leo Ortolani. Ho comprato questo volume di Leo Ortolani, ma praticamente tre quarti delle cose che vedrete in questo video le ho comprate sul sito del libraccio perché erano usate e mi interessavano, come per l'appunto questo volume perché è di Leo Ortolani. Devo dire che però l'ho comprato con un po' di, non pregiudizio, ma con un po' di paure. Ecco perché? Perché l'ultima opera che avevo letto di Leo Ortolani era I dinosauri che ce l'hanno fatta, se non sbaglio, si chiama così, e non mi era piaciuto per niente, non mi aveva divertito, anzi, ho fatto molta fatica a finire quel volume perché non mi era piaciuto per nulla, veramente. Forse giusto qualcosina, qualche battuta, ma niente di che, anzi, non mi era piaciuto molto e non penso che lo rileggerò mai quel volume.
E quindi l'ho comprato con un po' di riluttanza, ecco, e ho aspettato un po' per leggerlo, poi l'ho letto e devo dire che comunque non c'entra nulla, ecco, con quel, almeno io non ho provato le stesse cose che ho provato leggendo I dinosauri che ce l'hanno fatta, perché questo volume mi è piaciuto molto molto di più, è molto più divertente, anche se tratta temi anche pesanti in un certo senso. E però li rende talmente divertenti che li leggi senza effettivamente accorgertene, ma poi ripensandoci capisci che insomma sta scherzando su cose alle volte un po' pesantucce, ma alla fine ci sta, perché diciamo che siamo anche in un periodo in cui non si può parlare di nulla e quando escono cose del genere sono contento perché si va a distruggere, a far crollare certi tabù, perché ormai tutto è un tabù e non si può dire nulla, invece l'Ortolani qui dentro ha parlato di tutto in modo divertente, scherzoso e mi è piaciuto un casino, quindi ve lo consiglio assolutamente. Nirvana, altro fumetto italiano che purtroppo non ho ancora letto perché questo sono riuscito a trovarlo usato con lo sconto del praticamente poco più, poco meno del 50%, insomma, verso il 48%, 49% di sconto perché non so perché sul libraccio c'è quel lieve, lieve, lieve sconto in meno rispetto al 50%, quindi praticamente 46-45% di sconto, insomma, stiamo lì. E quindi me lo sono comprato subito sul sito del libraccio per l'appunto, però è solo la prima parte, il primo volume è completo in due parti e forse c'è anche qualche altro volumetto sparso, tipo spin-off o roba del genere, ma non lo so. Io intanto vorrei avere la seconda parte così me lo posso leggere completamente in maniera totale. Ecco, l'ho comprato perché nel periodo della prima quarantena su Amazon c'erano in Kindle varie cose gratuite, tra cui anche Pinocchio, il libro, me lo sono scaricato così, mi sono scaricato tantissimi libri in Kindle, tra cui anche la parte gratuita di che era una specie di preview di Nirvana, ma non penso fosse gratuita per la quarantena, perché di solito con i fumetti ogni tanto c'è una parte gratuita, anche per i libri in realtà c'è una parte gratuita che ti fanno leggere per vedere se magari ti può interessare e invogliarti all'acquisto. L'avevo letta quella parte, mi era interessata, mi era abbastanza piaciuta, quindi mi ero detto comprerò il fumetto cartaceo, ovviamente, perché io in digitale non leggo nulla praticamente, e ho appunto trovato il primo in sconto sul sito del libraccio e me lo sono comprato subito. Non vedo l'ora di trovare il secondo, ma penso che lo comprerò direttamente nuovo perché credo sia stato un mezzo miracolo essere riuscito a trovarlo usato e quindi lo comprerò nuovo prima o poi quando avrò i soldi, perché ormai sono povero. Altro bel acquisto usato sul sito del libraccio, ovvero Storie di fiume di Gipi, se non sbaglio, e altre storie di fiume di Gipi. Mio secondo fumetto di Gipi, perché l'altro è, non mi ricordo il titolo, però c'era un altro, avevo un altro fumetto di Gipi, e la cosa che hanno in comune entrambi i volumi è che sono raccolte di storie. Non ho ancora una storia completa di Gipi in un unico volume, ho solo raccolte di storie. Vabbè, so che questo tra l'altro è tipo fuori catalogo, o comunque l'hanno ristampato in un'altra edizione, questa edizione non si trova perché appunto hanno smesso di stamparla, e sono abbastanza contento di questo perché comunque questa edizione mi piace molto, questa copertina molto bella, che tra l'altro richiama anche una tavola praticamente del volume. E Gipi è particolare, sono storie molto particolari che non ho ancora ben inquadrato effettivamente, però mi piace il suo stile, mi piace Gipi e non saprei se consigliarlo o no, perché cioè, il volume non è che non sia bello, è bello, soprattutto il tratto quando Gipi, perché Gipi, lo sappiamo, utilizza sempre degli stili diversi, prima a penna, poi a matita, poi a inchiostro, poi acquerellato, quindi qui ci sono un sacco di stili di disegno diversi, no stili di disegno, ma modi di disegnare in maniera sempre diversa, tecniche, ecco, tecniche di disegno sempre diverse, e quello ci sta. Poi la storia in realtà, secondo me, è molto particolare. Gipi non piace proprio a tutti, ma ci sta, ci sta. Secondo me prima o poi qualcuno dovrebbe, cioè, in generale, i lettori di fumetti, o i lettori in generale, dovrebbero almeno provare un fumetto di Gipi per vedere se piace, perché secondo me è una lettura che va fatta. Io consiglio di leggere Gipi, magari una storia, ecco, non una storia inteso come una storia, perché Gipi ha fatto anche un fumetto che si chiama Una storia, ma in generale un volume che racchiuda una storia completa che inizia e finisce, perché le raccolte di racconti, cioè dei racconti, ok, però anch'io sarei curioso di vedere com'è effettivamente un volume unico di Gipi. Confessione di un seduttore seriale, una graphic novel che avevo visto appunto al libraccio fisico questa volta, che mi aveva interessato, mi aveva incuriosito, e tratta praticamente dei rapporti odierni che si creano con le applicazioni di incontri, e
e praticamente si vede come, cioè questa storia racconta di come le relazioni che nascono attraverso questi siti di incontri siano molto più fittizie di semplici storie da una botta e via, perché qua sì, ci sono storie da una botta e via, ma che ritornano, ma che sono sempre una botta e via. Non si crea poi un rapporto, non si instaura un rapporto tra le due persone, si vedono solo per inciuciare, ecco, e rimangono praticamente sconosciuti. E poi, andando avanti nel tempo, si vede come il rapporto diventi una cosa praticamente malata e che cerca di essere un riempitivo per la vita che magari non ti riservava chissà quali emozioni e che poi vai piano piano a oscurare la tua stessa vita per dare più spazio a queste cose frivole. E è veramente interessante come fumetto. Non è il mio fumetto preferito, non è la mia graphic novel preferita, ma secondo me è una lettura interessante da fare, soprattutto perché è anche molto molto moderna, molto odierna, perché appunto prende ispirazione da queste applicazioni che vengono utilizzate sempre sempre più spesso. Troverete tante tette e tanti culi qui dentro, quindi per i maschietti è molto ben consigliato. E niente, leggetelo perché è molto interessante. My Friend Hammer. Questo è un fumetto di un fumettista americano che non avevo mai sentito nominare, che si chiama Derf Bakderf. Appunto, questo è sempre dal libraccio usato nel negozio fisico. E, però questa è una biografia praticamente dell'autore del periodo del liceo in cui conosceva appunto ed era amico di questo Bakderf, quest'uomo che poi nel tempo si è scoperto essere un serial killer. E qui praticamente fa vedere i giorni, ripercorre i giorni in cui entrambi si frequentavano e andavano a scuola insieme e in cui da Hammer, scusate, aveva iniziato la sua strage di omicidi. Omicidi molto malati, che non vi dico come sono perché magari YouTube potrebbe un attimo svalvolare, potrebbe un mal d'alpino. Quindi non vi dico che cosa faceva quest'uomo durante. Quando uccideva le persone, perché prima c'era un rito che effettuava prima poi di maciullare queste persone, e il fumetto fa anche vedere certe scene. Poi alla fine ci sono anche, diciamo che dei riferimenti a tutte le fonti a cui ha attinto l'autore. Anche per disegnare certe scene in cui non era presente, perché molte scene raffigurate in questo fumetto è presente anche l'autore, perché appunto i due si frequentavano in un certo senso. È un fumetto, diciamo, molto interessante, però anche ovviamente da un lato inquietante, perché si vede in parte anche l'autore che cerca di entrare e di non giustificare, ovviamente, ma di da un lato capire la mente malata di questo ragazzo, di questo serial killer che un tempo è stato un suo compagno di scuola. Trashid, un altro fumetto dello stesso autore, ma questo ovviamente molto più scanzonato, molto più simpatico e divertente. Praticamente in questo fumetto c'è una parte biografica, ecco, ha attinto a un periodo della sua vita in cui faceva il netturbino e ci ha creato una storia sopra, con alcuni momenti magari biografici, ma in generale la storia è totalmente inventata. Questo è un fumetto molto simpatico, ecco, molto divertente, che vi consiglio di comprare per magari svagarvi, perché non è male, ma diciamo che alla fine ci fa anche in parte riflettere sulla crescita e sul quello che magari vorremmo diventare da adulti, o magari sul riflettere effettivamente, ponderare veramente sul lavoro o comunque su ciò che vogliamo fare da grandi. Quindi secondo me è molto divertente, ma c'è anche un insegnamento di fondo che potrebbe anche far pensare molti di noi. Seconds di Brian Lee O'Malley, medesimo autore di Scott Pilgrim. Questa invece è una graphic novel, quindi è una storia unica e non è una serie come per l'appunto Scott Pilgrim. E se non sbaglio, anche forse la sua ultima opera, quella ultima intesa come ultima tra quelle per ora, ecco. Storia interessante di una ragazza che appunto sta cercando di aprire un suo locale, una sua. Un suo ristorante, ecco, e che cerca di trovare una sua indipendenza dopo svariati errori che praticamente tutti facciamo e faremo nella nostra vita. Però riesce a trovare una specie di micro scappatoia, qualcosa che permette di riparare a determinati errori. Però, ovviamente, come ogni essere umano, quando troviamo una scappatoia, un qualcosa che ci fa comodo, ne abusiamo all'infinito finché quella cosa non diventa più
poi un guaio, un qualcosa che poi ci andrà a distruggere e ci romperà il culo a strisce. Quindi è molto interessante come fumetto e non dico che mi piaccia più di Scott Pilgrim perché in realtà non l'ho mai finito Scott Pilgrim perché avevo solo il primo volume, che tra l'altro è anche l'unico che adesso non si trova a colori, ovviamente, l'edizione a colori, e quindi dovrei andare a leggere tutto Scott Pilgrim, però in generale questo fumetto mi è molto piaciuto e sono contento di averlo trovato usato a libraccio. E torniamo a parlare sempre di Brian Lee O'Malley con il suo sopracitato Scott Pilgrim nell'edizione a colori. Questa è l'edizione a colori e sono riuscito a recuperare tutti i volumi che mi mancavano, ovvero dal secondo al sesto volume con cui si conclude la saga di Scott Pilgrim. Ovviamente il primo già lo possedevo. Ce l'ho anche qui, il primo volume, così appena finirò di leggere tutto Rocky Joe, mi leggerò Scott Pilgrim perché sono anni, porca di quella puttana. Che ho comprato il primo volume, l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, ma gli altri non li compravo mai. Poi li ho trovati tutti usati a libraccio e ho la manna dal cielo proprio. Ottavo volume della Spider-Man Collection, riferita questa volta a Miles Morales, che è il secondo Spider-Man dell'universo Ultimate. Perché l'ottavo volume? Perché è l'unico che ho trovato usato a libraccio sul sito. Ho il primo, sono anni che mi dico andrò avanti con questa serie di cartonati. Non li ho mai comprati perché ogni volta compro altro perché sono un idiota. Ho trovato l'ottavo scontato, ho detto compralo, anche se l'ottavo compralo, così almeno ne hai uno in più, ne hai uno in meno da recuperare. Compralo, l'ho comprato. Lo leggerò quando troverò gli altri sei di mezzo. Però comunque Miles Morales non mi è mai dispiaciuto come Spider-Man. Per quanto io preferisca Peter Parker, perché è quello a cui sono più legato emotivamente, anche perché è lo Spider-Man originale. Miles Morales non mi è mai dispiaciuto come Spider-Man. Anzi, l'inizio di Ultimate Spider-Man, ovviamente con Miles Morales, mi è sempre molto piaciuto. E quel primo cartonato l'ho veramente adorato. Però non sono mai andato avanti perché sono un idiota. Uno dei migliori recuperi che sono riuscito a fare con il bonus cultura è stato tutto il cofanetto delle Tartarughe Ninja di Eastman e Lairds, insomma, gli autori originali delle Tartarughe Ninja originali degli anni 80 e che sono riuscito a trovare finalmente dopo anni di ricerca perché ne sentii parlare in un video aggiornamento della Camera 6.0 da Remocia e ne rimasi molto incuriosito e non ero mai riuscito a trovarli, però neanche sfusi questi volumi. Adesso finalmente sono riuscito a trovare il cofanetto della 001 Edizioni e me lo sono arraffato istantaneamente grazie al bonus cultura e sono estremamente felice di questo. Piccola nota negativa, anzi due note negative. Primo, che il cofanetto, quello che avevo visto da Rimoccia era un cofanetto in cartoncino rigido, questa è carta, è semplice carta, infatti sì, è già, non è in ottime condizioni, però questo c'è, questo ho comprato, ragazzi, che ci posso fare? E la seconda cosa è che ho visto che la 001 Edizioni, questa edizione qui, quindi col cofanetto in carta, era praticamente un'edizione limitata, in 200 copie, l'ho visto su Amazon. Cioè, ho visto su Amazon che c'era scritto nella descrizione che è un cofanetto in edizione limitata in sole 200 copie e mi sono detto perché 001 edizione? Perché? Soprattutto perché se è un'edizione limitata, perché non l'hai fatta col cofanetto in cartoncino, in cartone rigido, porca miseria, qua è carta di merda, veramente. Non di merda, ma nel senso che comunque sì, è rovinata subito, ecco. Mi dispiace molto per questo, però alla fine sono riuscito a recuperarlo. E però ci sono queste cose bizzarre che non capirò mai. Comunque, il cofanetto l'ho letto tutto, ho letto tutti questi volumi e vi racconto un po' questa cosa. Il primo volume l'ho lessi, ho detto, molto carino, spero che andando avanti sicuramente mi durerà. Letto il secondo volume, non mi è piaciuto per niente. In quel momento ho detto, Dario, ma che cazzo mi hai fatto comprare? Perché il secondo volume è prettamente, diciamo, fantascienza. Non che a me dispiace la fantascienza, anzi, nel video acquisti di luglio vedrete anche un fumetto di fantascienza che mi è molto piaciuto, però non mi era piaciuto molto questo secondo volume delle Tartarughe Ninja. Lessi il terzo, forse mi sono sbagliato, non male. Quarto, ok, cazzo. Quinto, porca puttana, devo leggere istantaneamente il sesto. Lessi il sesto. Ho finito totalmente tutta la storia originale perché adesso da qualche anno stanno uscendo altri brossolatini a colori questa volta e spero che facciano un'edizione simile anche per questa nuova serie, così ce l'avrò completa. E devo dire, sì, il secondo non mi è piaciuto, però il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto mi sono piaciuti tantissimo, veramente mi sono affezionato molto a queste Tartarughe Ninja, per quanto io. Il cartone che ho più seguito delle Tartarughe Ninja è quello più recente, quello in 3D praticamente, con animazione 3D, e
però comunque è molto diverso da queste tartarughe ninja qua, e queste le preferisco, ecco, sono molto più belle. E soprattutto una delle storie che più mi è piaciuta è lo speciale di Natale di non mi ricordo che anno, forse del 90, una roba del genere, ma non mi ricordo di che anno, in cui praticamente c'è Leonardo che combatte contro il ninja del piede, non ho mai capito perché c'è hanno il piede, vabbè, il clan del piede. Da solo, e praticamente le scene d'azione sono totalmente mute, sono alternate con delle scene in casa con le altre tartarughe e il maestro Splinter. Però quello speciale veramente mi aveva colpito un botto perché mi era piaciuto tantissimo, soprattutto lo stile di disegno. Poi questo cofanetto è totalmente in bianco e nero, il disegno come praticamente i manga, e però lo stile appunto è americano, e lo stile di quella storia mi era piaciuto tantissimo, veramente la neve a un certo punto inizia a nevicare. E tutto diventa un'atmosfera veramente magnifica. Quindi questi volumi, se riuscite a trovarli sfusi o anche se riuscite a trovare il cofanetto in qualche modo, compratelo perché è veramente una roba veramente bella. Concludiamo con Macerie Prime di Zero Calcare con entrambi i volumi, perché questo è il cofanetto in edizione limitata in sole 10.000 copie che sono riuscito a trovare sul sito del libraccio nuovo, però questo l'ho trovato nuovo e però non mi sono fatto problemi perché appunto era un'edizione limitata che volevo comprare, ci giravo intorno da un sacco di tempo, poi quando ho deciso di comprarla esaurita, non si trova più, e ho detto porca di quella puttana. L'ho trovato sul sito del libraccio, l'unica copia, l'ho comprata istantaneamente e sono riuscito ad acquistarla, appunto perché voi non lo sapete, ma io in realtà avevo comprato molte più cose di queste. Però il libraccio, non so perché, tu fai l'ordine e dopo tipo 3 giorni ti cancella le cose perché non reperito, non reperito, non reperito. Non sapete quante cose non mi sono arrivate. Ovviamente mi hanno fatto il rimborso, quello ovviamente, però dico, mi è sembrato un po' strano. E quando ho comprato questo ho detto: vuoi vedere che l'hanno messo per sbaglio e che non mi arriva? Fortunatamente mi è arrivato anche col 5% di sconto, nonostante non fosse una novità. Quindi, grandissimo libraccio, sempre ottimo, sempre amore col libraccio, anche soprattutto perché adesso ne hanno aperto un secondo qui a Roma, anche se è molto più piccolo rispetto al primo. Però ci ho comprato un fumetto molto interessante che vedrete sempre nei video questi di luglio. E quindi solo per quello anche il secondo libraccio di Roma ti amo. Comunque, come vedete, non l'ho ancora letto perché è in cellofanato, perché io con le cose in cellofanate o in generale blisterate, i fumetti in cellofanati o blisterati, io non li apro. Vedete tutti i Dylan Dog che sono usciti con la medaglia e queste puttanate qui, anche quelli con i tarocchi non li ho mai aperti perché sono un coglione, non perché io creda che prima o poi prenderanno un valore, sono sicuro che costeranno 5 centesimi al negozietto dell'usato, nei mercatini o anche su internet, ma è proprio un limite mio, non ci riesco. Questo in realtà sono mezzo e mezzo, credo che prima o poi lo aprirò perché in realtà è già aperto, quindi è soprattutto che tra l'altro è aperto proprio dove c'è l'etichetta, dove c'è scritto il numero della copia. Questo è di 10.000, è la numero 2849, se a qualcuno interessasse. E poi comunque anche gli angoli dei volumi hanno comunque un po' di ammaccature, quindi anche se volessi rivenderlo, non potrei rivenderlo a 7 miliardi di euro, forse a 7 centesimi di euro. Ma in generale il cofanetto è molto bello, è bello anche da esporre. Io di solito espongo la costa dei cofanetti, non so come fate voi, però vedo molte persone che invece della costa del cofanetto espongono le coste dei fumetti oppure dei Blu-ray. Non so perché, io preferisco questa cosa e non ho mai capito qual è il verso giusto, non ho mai capito, però io continuerò a supporre questo perché mi piace molto di più. In generale posso dire solo che il cofanetto è molto bello, no, non l'ho ancora letto. Effettivamente però se avete visto anche il mio ultimo video acquisti, quello di giugno, saprete che ho anche 6 mesi dopo, se non sbaglio, in edizione Variant, perché appunto era la Variant. Quindi magari se mai riuscirò a trovare il primo in edizione Variant da qualche parte, magari questo lo tengo chiuso, ma non penso di riuscire a trovarlo in tempi brevi e soprattutto a prezzi umani. Ebbene, questi erano tutti i fumetti che ho voluto comprare con la parte che ho voluto utilizzare del bonus cultura per appunto comprare i fumetti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, vi ricordo che in descrizione troverete il link al mio profilo Instagram e a Demonio Umano e noi ci rivediamo alla prossima.